territorio come i formaggi dell'azienda Benacquista di Campoli Appennino, fondata da una famiglia da sempre dedita alla pastorizia e alla raccolta di tartufi, che 20 anni fa ha scelto di dedicarsi all'allevamento di capre, di trasformare il latte nel caseificio artigianale e di vendere direttamente i formaggi. Così sul versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo sono ricomparsi sapori quasi dimenticati, come la tipica marzolina. Un presidio sullo food, ma soprattutto è un prodotto che stava in via di estinzione nel lontano 2000. Acquistando delle tre capre con mio padre giù ad Isperia, quindi parliamo dei Monti Ausoni, Monti Aurunci, a confini con Latina, la signora Angela Buonanima e il signor Carnevale ci omaggiarono di questa marzolina, che nel versante laziale non veniva tanto prodotta. Oggi invece ha riscoperto una seconda gioventù e io e mio padre, la famiglia tutta, si è innamorata di questo formaggio. La signora Angela è stata lungimirante, è venuta qui in azienda a farci vedere dentro la cucina di mia madre come si produceva questa marzolina e oggi tutto il Basso Lazio ha iniziato a riprodurre, diciamo, questo formaggio. Il nome, la marzolina, lo deve al mese in cui viene prodotta, quando le colline e la bassa montagna sono in fiore. La caratteristica che rende particolare questi formaggi è, oltre che l'allevamento, quindi oltre alla razza della capra, grigia ciociara, bianca monticellana e capestrina, è il pascolo. Poi il latte prodotto e il formaggio prodotto viene esaltato dai pascoli, diciamo, collinari, che sono un qualcosa di eccezionale. Le vigne esposte al sole dall'alba al tramonto, sulle colline che guardano il lago di Trevignano, nei terreni vulcanici del parco naturale ai piedi del monte di Rocca Romana. Qui nascono i vini della cantina Capitani, da tre generazioni dedita alla vitivinicoltura nel comune lacustre. Nella mia famiglia ha iniziato mia nonna, che ha il mio stesso nome, e è stata lei, diciamo, che ha iniziato a coltivare le uve e a rivendere il vino prodotto nelle vecchie fraschette all'interno del centro storico. Poi mio zio, che è il capitani della situazione, ha ripreso il suo lavoro nel 74 e quindi è proceduto così con l'avvio dell'azienda. Nei suoi 20 ettari vitati la cantina coltiva principalmente uve autoctone, dal Sangiovese al Montepulciano, dalla Malvasia al Trebbiano. Tra blend e monovarietali IGP sono 11 vini, due dei quali particolarmente capaci di rappresentare l'azienda. Sono due i principali, secondo me. La Lacustre Bianco è la prima etichetta che è stata proposta, siamo molto conosciuti per questo. Ed è un blend di vitigni autoctoni che, secondo me, fa riconoscere l'identità dell'azienda. E poi il Sauvignon in purezza, che ha caratteristiche completamente differenti dai classici Sauvignon di altre regioni. Però, innanzitutto, ci ha dato molte soddisfazioni con diverse premiazioni, quali guide dei vini o quant'altro. E poi esprime molti caratteri del terreno dove è coltivato. 600 aziende agricole del Lazio, con 7.100 ettari di terreno, producono oltre 22.000 tonnellate di orzo distico che viene usato per fare la birra Peroni. Dalla regione infatti arriva circa il 30% dell'orzo totale lavorato dallo storico brand italiano. Questi sono i numeri che proprio Peroni ha ricordato durante una giornata di raccolto dell'orzo, simbolica ricorrenza annuale che l'azienda organizza attraverso il suo campus, il progetto di ricerca e formazione che coinvolge il CREA e 6 atenei italiani, oltre che il maltificio Saplo di Pomezia, dove l'azienda trasforma l'orzo in malto fin dal 1964. Proprio l'impianto laziale, ha annunciato Peroni, beneficerà di un investimento di 5 milioni di euro. La malteria Saplo è un pilastro importante e fondamentale della nostra filiera agricola dell'orzo, quindi andremo ad investire in questo triennio 5 milioni per aumentare la capacità produttiva, migliorare i processi produttivi introducendo una maggiore digitalizzazione e investendo nell'ambito della sostenibilità per assicurare una maggiore efficienza nella produzione del malto. L'evento del Campus Peroni, salutato con un videomessaggio dal Ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, si è tenuto presso la società agricola Pallavicini Mori a nord di Roma. Vi ha preso parte anche l'assessore regionale Enrica Onorati. Sono circa 600 aziende che operano in questo territorio e ci piaceva essere vicino appunto a uno dei nostri partner. Peraltro il 2 luglio è storicamente la data per la raccolta delle messi, quindi abbiamo voluto unire questa attività in questa data particolare. Una grande sala con 12 postazioni da cucina nel panoramico quarto piano del Wegil di Largo Ascianghi a Trastevere. Sarà questo il cuore del Food Lab,
l'annunciata Accademia del Cibo Arzial, che sarà la prima scuola pubblica di cucina in Italia, dove a dare lezioni saranno anche gli chef stellati, ambasciatori del territorio, come Iside De Cesare e i fratelli Serva. Regione Lazio e Arzial hanno inaugurato i nuovi spazi nell'edificio ristrutturato. E non a caso l'abbiamo chiamata Accademia, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del Lazio, ma soprattutto per formare e chiudere una filiera dei ragazzi che hanno già studiato nelle scuole alberghiere e che un domani vogliono ambire a questa meravigliosa professione di cuoco, pasticcere, fornai e migliorare le loro conoscenze. Avremo degli insegnanti d'eccezione, dei cuochi stellati del Lazio, i nostri ambasciatori, avremo giornalisti, avremo persone che parlano di cibo, che conoscono la filiera del cibo, non solo laziali, per dare ai nostri giovani il meglio possibile. Il Food Lab sarà un percorso di formazione pubblico e accessibile post diploma per figure specializzate nel settore enogastronomico, realizzato grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo. Le prime lezioni cominceranno dopo l'estate. Dovremo selezionare tramite un bando i giovani migliori o su base reddituale e su base meritocratica. E la cosa che abbiamo pensato in prospettiva, faremo un bando per un giovane design che possa vincere un premio, anche qui per promuovere talenti, che crei il marchio della nostra accademia. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.